Ciao e benvenuti in questo nuovo video tutorial. Oggi realizzeremo insieme queste simpatiche bamboline stilizzate portachiavi, un'idea perfetta secondo me sia come bomboniera ma anche come idea regalo o anche come progetto da proporre ai vostri mercatini dell'hobbies. È un progetto facile, veloce da realizzare, economico. L'importante è avere un po' di pazienza e seguire correttamente tutte le indicazioni di cucitura. Quindi partiamo subito e vediamo insieme tutto ciò che serve per realizzare questo progetto creativo. Per prima cosa dobbiamo andare a ritagliare, come indicato a cartamodello, tutti i vari ritagli di stoffa e di pannolenci, così come indicato a cartamodello. Sempre nella box info sotto il video trovate il link diretto per poter scaricare il cartamodello. Mentre per tutte le amiche abbonate alla scansa segreta del cucito, come sapete, ormai il cartamodello è gratuito. Per prima cosa andiamo a cucire sopra il ritaglio del nostro viso, della nostra bambolina, i capelli che noi avremo rigorosamente ritagliato su pannolenci marrone. Lo posizioneremo nel modo corretto, quindi accercandoci di far combaciare perfettamente il ritaglio del tessuto con il ritaglio del pannolenci, e andiamo a cucire con un semplice punto a macchina lungo le due onde, a pochi millimetri dal margine, come in questo caso. Perfetto, una volta che abbiamo cucito le due onde dei nostri capelli, andiamo a recuperare l'altro ritaglio di pannolenci della nostra testolina, che altro non sarà che la parte posteriore della nostra bambolina. Andiamo a recuperare i ritagli del nostro vestitino e cosa faremo? Andiamo a sovrapporre dritto contro dritto, quindi il vestitino contro il dritto della nostra testolina in questo modo. Blocchiamo con uno spillo e facciamo la stessa cosa con l'altro ritaglio, quindi il dritto del nostro vestitino contro il pannolenci, che ovviamente non ha un dritto e un rovescio. Lo blocchiamo con uno spillo e andiamo a cucire i due margini superiori a circa mezzo centimetro dal margine. Ok, una volta che abbiamo eseguito le nostre cucicure, apriamo il nostro lavoro e andiamo ad aprire le varie cucicure, le due cucicure che abbiamo eseguito, le apriamo in questo modo e le andiamo a schierare una e una due. Mi raccomando, dove c'è il pannolenci, magari mettete sopra un panno e schierate. Perfetto, una volta che abbiamo schierato le nostre cucicure, andiamo a sovrapporre dritto contro dritto i due ritagli di scafa, mi raccomando, cercando di far combaciare tutto il contorno, e andiamo a posizionare i nostri codini e la nostra etichetta. Ovviamente l'etichetta ci servirà per poter poi inserire il nostro anello portachiavi. Se non avete l'etichetta, potete anche utilizzare un nastro in doppio raso abbastanza largo. Se volete realizzare la versione maschile, potete non inserire i codini. Praticamente verrebbe così: io lo devo ancora imbottire, ma questa sarebbe la versione maschile, quindi senza i codini e magari sostituendo il tessuto con un tessuto tipico maschile, blu, azzurro. La versione maschile direi che è perfetta. Quindi questa è la parte più delicata, cioè dovete essere abbastanza precise e andare pian pianino. Allora, nella parte centrale andiamo ad inserire la nostra etichetta, cioè proprio nella parte centrale della testa, in questo modo. E subito a fianco andiamo ad inserire i due ritagli di pannolenci che sarebbero i nostri codini. Quindi apriamo, li posizioniamo uno a destra e l'altro a sinistra, appoggiamo tutto nel modo giusto, perfetto, ci accerchiamo che tutte le parti coincidano, blocchiamo il nostro lavoro con degli spilli in questo modo, dopodiché andiamo a cucire tutto il contorno a mezzo centimetro dal margine, lasciando un'apertura lungo la base della nostra bambolina. Ok, una volta che abbiamo cucito tutto il contorno, ad eccezione di un'apertura nella base della nostra bambolina, ci accerchiamo che abbiamo cucito bene, dopodiché rimuoviamo i nostri spilli ed andiamo a ritagliare l'eccesso della scoffa.
facciamo dei piccoli taglietti in corrispondenza degli angoli e delle curve, e a questo punto possiamo andare a rigirare il nostro lavoro. Perfetto, una volta che abbiamo rigirato la nostra bambolina dobbiamo andare ad imbottirla per bene con un po' di ovacca di riempimento. Perfetto, una volta che avete imbottito per bene la vostra bambolina, bellissima, mi piace davvero un sacco, e chiuso con un punto invisibile l'apertura, sempre sul mio canale YouTube trovate il tutorial su come realizzare il punto invisibile, possiamo andare a cucire sopra la nostra bambolina un bocconcino con il nastro in doppio raso da 3 mm, ovviamente facoltativo, potete decidere anche di lasciarla così, oppure realizzare un fiocco con il panolenci, o fare semplicemente un fiocco con il nastro in doppio raso senza il bocconcino. La parte decorativa veramente resterà a voi. A me piaceva l'idea del boccone con il nastro in doppio raso, quindi recupero il mio nastro in doppio raso da 3 mm, recupero un ago dalla mia tartaruga e vado a far passare il mio nastro in doppio raso nei 4 fori del mio bocconcino. Una volta che ho inserito il nastro nei 4 fori del mio boccone, reinserisco l'ago, mi posiziono nella parte centrale leggermente sotto la linea di unione delle due scoffe, in questo modo, entro ed esco. Così. Questo mi consente di posizionarlo in modo corretto, perché sennò altrimenti c'è il rischio che poi il fiocchettino mi venga storto, quindi è una tecnica che uso che mi consente di posizionare il nastro nel modo corretto. Mi posiziono dall'altra parte, faccio la stessa cosa, quindi entro ed esco in questo modo e tiro. A questo punto tiro per bene il mio nastrino, faccio un bel nodo. Questo vi consente di cucire direttamente sulla scoffa il vostro bocconcino, per evitare insomma che se lo incollate poi dopo qualche giorno il boccone o il nastrino si colga. Così facendo invece rimarrà bello fisso alla vostra bambolina e possono passare anche gli anni ma il nastro e il bocconcino da lì non si toglierà più. Dopodiché fate un classico fiocco, quando avete raggiunto la posizione che più vi piace fate un altro nodo che andrà a nascondersi esattamente dietro al vostro boccone, ne fate un altro, così blocchiamo il nastro. Perfetto, a questo punto il nostro fiocco con il nostro bocconcino sono completamente bloccati. Tagliamo l'eccesso del nostro nastro. Perfetto, la nostra bambolina è quasi pronta. Inseriamo l'anello portachiavi. A questo punto ci manca solamente di andare a realizzare i nostri occhietti. Per realizzare i nostri occhietti recuperiamo dell'acrilico nero, il nostro bulino, utilizziamo la parte arrotondata più grande come sempre. Se non avete il bulino, anche se ve lo consiglio di acquistarlo, lo trovate in qualsiasi cartoleria, potete utilizzare la punta di una penna che non funziona. Sporcate leggermente la punta con il vostro acrilico nero e andate proprio a realizzare dei cerchiolini nella posizione che volete, 1 e 2. Una volta che l'acrilico nero si è asciugato, recuperiamo dell'acrilico bianco, sporchiamo la punta più piccola del nostro bulino sempre con il bianco e andiamo a creare i punti luce andando pian pianino. Perfetto, e la nostra bambolina portachiavi è pronta, davvero molto molto carina. Per quanto riguarda il confezionamento, se la realizzate per delle bomboniere, come sempre vi consiglio questo tipo di confezionamento perché consente alla bambolina di rimanere in piedi e visibile, quindi diventerebbe molto carina. Quindi spostiamo i nostri gufetti, che anche di questi trovate come sempre il video tutorial, e voi immaginatevi poi le vostre bamboline appese in questo modo, molto molto carine, veramente un'idea bomboniera super originale e utile. Come vedete è una bambolina facile da realizzare, veloce, richiede pochissimo materiale, quindi è anche un progetto molto economico, quindi che potete anche rivendere, sul quale avete anche un buon margine di guadagno. Spero
che questo video tutorial vi sia piaciuto e che l'avete trovato di ispirazione. Mi raccomando, fatemelo sapere nei commenti. Grazie mille della vostra attenzione e vi aspetto al prossimo video tutorial. Ciao e a presto!